Il telegiornale del Nord-Est, ben ritrovati con l'informazione di Telepordenone in diretta dai nostri studi. In primo piano non ce l'ha fatta il 34enne di Villotta di Chions, rimasto coinvolto nell'incidente di ieri pomeriggio in A4. Si è spento nella notte all'ospedale a causa delle gravi lesioni riportate. Sposato da 9 mesi, era appena diventato papà. Temperature da record e afa, il comune attiva anche quest'anno il piano di emergenza caldo per aiutare la cittadinanza e poi parleremo del Covid-19. Crescono i contagi in regione, più 50% rispetto alla scorsa settimana, secondo il monitoraggio Gimbe. Preoccupano le sottovarianti Omicron. Il governo ha quindi deciso di prorogare l'obbligo delle mascherine sui trasporti, nelle strutture sanitarie e nelle RSA. Da oggi però confermato lo stop nei cinema e nei teatri e negli eventi al chiuso. Vedremo poi tutto quello che c'è da sapere sui due festival di punta dell'estate a Pordenone, Pordenone Live, che porterà in città tra gli altri Mahmood, San Giovanni e Fabri Fibra, e Pordenone Blues Festival, che vedrà la presenza di Jeff Beck e Johnny Depp. Queste e molte altre notizie che andremo ad approfondire nel corso del telegiornale di oggi. Come sempre attendiamo ospiti in studio, ma prima lascio la linea ai colleghi per le loro anteprime. Un cordiale saluto anche dalla nostra redazione di Udine, Gorizia e Trieste. Tante anche oggi le notizie che vi proporremo nel corso di questa nuova edizione del nostro telegiornale. Arriva la condanna nei confronti di un 26enne pakistano. È stato accusato di aver abusato sessualmente di una minorenne di 15 anni, la quale era sotto effetto di sostanze stupefacenti. Condanna sì arrivata, tuttavia con una riduzione della pena. Parleremo anche di sviluppo dei distretti del commercio in Friuli Venezia Giulia. Se ne è proprio parlato oggi pomeriggio all'auditorium della Regione Udine, alla presenza dell'assessore regionale Sergio Emidio Bini. E ancora la comunità dell'Ateneo Udinese è in lutto per la scomparsa di Giovanni Pauletta, docente di fisica sperimentale dagli anni 80. I colleghi e gli amici lo ricordano per la sua dedizione al lavoro e disponibilità ad aiutare, e per le sue doti umane di simpatia e generosità. Aspettiamo un ospite in studio, Maurizio Franz, assessore a turismo e grandi eventi del Comune di Udine, con il quale approfondiremo il ricco calendario di iniziative in programma per l'estate. Tante anche le notizie che vi daremo dalla nostra redazione. Adesso linea che può passare al collega del Veneto per i saluti. Incidente mortale questa mattina lungo la Romea. Un saluto anche dalla nostra redazione del Veneto. Muore un 25enne. Nella notte invece si è spento il guidatore dell'autocarro rimasto coinvolto nel tamponamento accaduto a San Stino di Livenza, un 34enne di Chions. Per lui non c'è stato nulla da fare, è deceduto all'ospedale dell'Angelo di Mestre per le gravi ferite riportate. Brokeraggio assicurativo e digitale. Un'azienda di Pordenone selezionata nella top 10 su centinaia di start-up in tutta Italia. Sentiremo il tutto in un'apposita intervista. E poi l'antica fiera di Santo Stefano a Concordia Sagittaria. La kermesse diventa di interesse nazionale. Organizzatori al lavoro per la 43esima edizione. Sentiremo le voci, le novità e tutto quanto riguarda un appuntamento che risale a tantissimi anni fa. Faremo un po' anche un resoconto storico. Aspettiamo ospiti in studio. Linea Pordenone. Apriamo dunque con la cronaca. Incidente mortale questa mattina sulla Romea, perdere la vita un 25enne. Nella notte si è spento il conducente del mezzo coinvolto nel tamponamento in A4 di ieri. Si tratta di un 34enne di Chions. Vediamo tutti i dettagli nel servizio di apertura.
Scontro frontale tra auto e camion, muore un 25enne. L'incidente è accaduto questa mattina attorno alle 7 lungo la Romea, tra lo svincolo di Campagna Lupia e Campo Nogara. Il guidatore della quattro ruote, Giacomo Zendron, residente a Mira, ha perso la vita per le gravi ferite riportate nell'impatto. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente. Il medico del SUEM non ha potuto far altro che constatare il decesso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Nella notte all'ospedale dell'Angelo di Mestre è deceduto invece l'autista pordenonese del motocarro, rimasto coinvolto nel tamponamento di ieri in A4 a San Stino di Livenza in direzione Trieste. Stefano Crosara, 34 anni, originario di Chions, è raggiunto in ospedale in condizioni disperate. Lavorava alla Menardi di Sesto Arreghena. Col suo mezzo si è trovato schiacciato tra due mezzi pesanti guidati da due autisti rimasti illesi. Sull'incidente indaga la Polizia Stradale di Venezia. Aveva abusato sessualmente di una minore che si trovava sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, condanna confermata per un 26enne pakistano, tuttavia con una riduzione della pena. Sentiamo. La condanna da parte della Corte d'Appello di Trieste, tuttavia con una riduzione della pena nei confronti di un 26enne pakistano che è stato nelle scorse ore riconosciuto colpevole dello stupro di una ragazza minorenne nell'ex caserma Piave di Udine, infliggendogli così una pena di 7 anni e 6 mesi di carcere. Si tratta di 1 anno e mezzo in meno rispetto ai 9 anni di reclusione comminati in primo grado dal Tribunale di Udine. Stando all'accusa nel 2019, più precisamente il 28 agosto, l'uomo ha indotto una ragazza di 15 anni che si trovava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti a seguirlo nell'ex caserma, dove proprio lì avrebbe abusato di lei, minacciandola anche con una bottiglia. Al tentativo di fuga della ragazza, il giovane l'ha percossa e le ha permesso di andarsene solo dopo 10 ore di torture. La corte poi ha confermato l'assoluzione dello straniero e di altri due suoi connazionali di 38 e 25 anni per una supposta violenza sessuale di gruppo che sarebbe avvenuta 1 mese prima nella stessa zona ai danni della stessa ragazza. Contro la soluzione era ricorsa la procura di Udine. Crescono i contagi di Covid-19 in regione più 50% rispetto alla scorsa settimana. Il governo ha deciso per la proroga delle mascherine sui trasporti e negli ospedali e RSA fino al 30 settembre. Il servizio. L'epidemia da Covid-19 non demorde, anche in Friuli Venezia Giulia si registra una netta ripresa dei contagi, aumentati nella settimana dall'8 al 14 giugno del 52% rispetto ai 7 giorni precedenti, come rivelato dal monitoraggio della Fondazione Gimbe. Le sottovarianti Omicron BA4 e BA5 si stanno facendo sentire in tutta Europa per l'elevata contagiosità, anche se al momento non si notano legami diretti tra le sottovarianti e una maggiore gravità dell'infezione. In quest'ottica, anche il governo italiano ha agito per prevenire un aumento ulteriore di positivi, considerata l'inversione della curva registrata anche a livello nazionale, con un aumento dei contagi del 32% e una media di quasi 23.000 casi giornalieri. Pertanto, il Consiglio dei Ministri ha deciso ieri pomeriggio di prorogare fino al 30 settembre l'obbligo di mascherine nelle strutture sanitarie ed RSA e sui mezzi di trasporto, con la probabile esclusione dei voli, anche se in merito a questo si attende un confronto con le regole degli altri paesi. Da oggi è confermato invece lo stop all'obbligo in cinema e teatri e negli eventi sportivi e musicali al chiuso, ovvero gli unici luoghi dove le mascherine erano rimaste obbligatorie dopo il 31 aprile. I dispositivi di protezione restano raccomandati per gli studenti e i lavoratori della scuola durante gli esami di maturità, la cui prima prova è prevista per il 22 giugno, e di terza media, già partiti in alcuni istituti. Le scuole dovranno comunque attendere una circolare ministeriale in merito prima di sospendere l'uso delle mascherine.
E siamo con il primo ospite della serata, il neoeletto sindaco di Aviano, Paolo Tassan Zanin. Grazie per essere in nostra compagnia. Buonasera, buonasera. Intanto congratulazioni per questo risultato. E ve lo aspettavate? La squadra se lo aspettava? Allora, buonasera a tutti e grazie naturalmente dell'opportunità data. Il nostro percorso naturalmente era un percorso, come detto anche altre volte, che partiva da lontano, con 2 anni di lavoro. Indubbiamente siamo partiti, diciamo, con un certo tipo di approccio alle elezioni amministrative comunali, però man mano che la campagna elettorale progrediva percepivamo un forte interessamento della cittadinanza e della popolazione. In particolare nelle serate dove proponevamo il programma e i candidati c'era molta partecipazione e quindi effettivamente abbiamo capito che forse avevamo intrapreso la strada giusta e quello che cercava Aviano e che Aviano meritava sostanzialmente. L'abbiamo definita, mi scuso, era partita come la vittoria impossibile che poi è diventata possibile. E adesso ovviamente inizia il lavoro vero, possiamo dire, e per quanto riguarda la configurazione della squadra, già nominato qualche assessore? Allora, la composizione è in fase di conclusione, ci stiamo confrontando con il gruppo di lavoro, quindi con le persone che naturalmente facevano parte della lista, ma anche con le persone che ci hanno supportato. Elemento premiante che mi rasserena nella individuazione della giunta, che è una competenza del sindaco, è il fatto che c'è stato anche fatto un grosso lavoro di lista dove abbiamo valorizzato l'opportunità normativa della preferenza di genere, che ha dato la possibilità agli amici e agli amici che erano in lista di valorizzarsi. Quindi oggi trovo un consiglio comunale per la parte naturalmente di maggioranza che copre un po' tutti i settori e dà rappresentatività giusta alle persone che sono impegnate e quindi ritengo di avere più soluzioni, tutte percorribili, tutte soddisfacenti per il programma che abbiamo pensato per Aviano. E quindi da dove si riparte una volta insomma che la squadra sarà delineata? Quali saranno i primi passi? Sì, gli intendimenti è quello di promuovere la giunta, nominarla la prossima settimana per la convocazione del primo consiglio comunale, in quanto il primo obiettivo amministrativo è, per rispetto del programma, l'approvazione del consuntivo 2022, che consente di fotografare la situazione per dare via a uno dei punti del programma, cioè al rafforzamento della macchina amministrativa, promuovendo i bandi di assunzione del personale che avevamo pensato. E in questi giorni invece mi sto dedicando un po' alla riorganizzazione, diciamo, della macchina amministrativa, in particolare un riordino un po' interno riguardo ai flussi documentali interni e anche un po' al chi fa che cosa, vestito sulle intendimenti sui quali gli elettori ci hanno premiato. E una delle cose che aveva sottolineato anche durante la campagna elettorale era che la giunta, insomma, che l'ha preceduta aveva finanziato dei lavori di opere pubbliche che però con i rincari delle materie prime il prezzo è aumentato. Per concludere queste opere ha già insomma un'idea di come andrà a trovare i fondi necessari? Sì, allora proprio oggi ci siamo focalizzati, venne ricordato, sui temi delle scuole. In particolare oggi ci siamo ben confrontati sul tema delle scuole medie e della parallela struttura provvisorio che verrà realizzata per nel gestire nel mentre che i lavori vengono eseguiti, in quanto la previsione di chi ci ha preceduto è quella di demolire l'edificio esistente e quindi ricostruirlo. Va da sé che quindi va pensato una struttura provvisoria. L'iter amministrativo è già delineato, noi riteniamo, come dal programma, di dare continuità amministrativa, perché chi ci ha preceduto era legittimamente eletto, però con una piccola variazione. Aumenteremo la condivisione e la trasparenza con tutti i soggetti. In primis la dirigenza scolastica, quindi il mondo scolastico, ovvero dirigenza scolastica e docenti, però in seconda battuta, anzi alla pari, il mondo dei genitori con i quali ci vogliamo confrontare, rappresentanti di classe e ovviamente organismo direttivo d'istituto, insomma. Grazie allora al sindaco di Aviano, Paolo Tassan Zanin, che insomma attendiamo anche insomma prossimamente per seguire tutti gli step di questa nuova amministrazione. Grazie, grazie per essere stato grazie, con noi. Volentieri. Grazie. L'Ateneo di Udine piange la scomparsa di Giovanni Pauletta, docente di fisica sperimentale dal 1988. I colleghi e gli amici lo ricordano per la sua dedizione al lavoro e disponibilità ad aiutare, per le sue doti umane di simpatia e di generosità. Il servizio.
Con dolore la comunità accademica prende la scomparsa del professore Giovanni Pauletta, docente di fisica sperimentale dal 1988, che ha poi concluso la sua carriera di docenza presso il locale dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche nel 2015 a Trieste, anno in cui è andato in quiescenza e ha continuato ad operare scientificamente come professore senior. Responsabile da poco dopo la sua istituzione nel 1987 per diversi mandati del gruppo collegato di Udine dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sottolinea il rettore Roberto Pinton, ha contribuito a sostenere e a sviluppare la ricerca fondamentale della fisica delle particelle nel nostro Ateneo. Giovanni Pauletta si è formato a Città del Capo, Sudafrica, conseguendo diverse certificazioni in fisica e fisica nucleare. Ha insegnato all'Università di California a Los Angeles e quindi all'Università di Udine nei corsi di laurea triennali e magistrali e in quelli della scuola superiore. È stato Associated Research Scientist a UCLA, Invented Foreign Scientist al CEC di Tsukuba in Giappone, Research Scientist all'Università di Austin in Texas e infine Invited Foreign Scientist al FNA Yale di Chicago. Coautore di oltre 650 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, la sua attività di ricerca ha spaziato dalla fisica dei neutroni alle interazioni tra protoni polarizzati e nuclei e tra coagni deutoni polarizzati, alla ricerca di risonanze di barioniche. I colleghi e gli amici chiaramente lo ricordano per la sua dedizione al lavoro e disponibilità ad aiutare, per le sue doti umane di simpatia e generosità. E qui con noi il Monsignore Angelo Santarosa, come ogni giovedì sera. Buonasera, buonasera. Monsignore. Abbiamo dato la triste notizia di ieri, il femminicidio di Codroipo, che arriva pochi giorni dopo un altro femminicidio, suicidio a Fossalta di Portogruaro. So che voleva fare una riflessione su questi episodi. E penso che sia estremamente opportuno preoccuparsi di questo fatto, di questi fatti che avvengono e che aggiungono, io dico, lacrime a lacrime, dolori a dolori. Già nel mondo muoiono centinaia di persone, di bambini, poi si arriva anche a una madre che ammazza la sua bambina, cioè sembra che siamo diventati, abbiamo perso la testa. Io ho fatto molti corsi di fidanzati che si preparavano al matrimonio. E una delle cose che dicevo sempre nei miei interventi, nei loro confronti, dicevo ai fidanzati: ricordatevi che questa ragazza che sposerete, e forse non importa se non la sposate col rito religioso, quello civile, o che quando pensate di convivere, oggi va di moda convivere, perché dicono che dopo che si è convissuti un po' di mesi ci si conosce meglio e si faranno meno errori. Non lo so se sia questo il percorso giusto, ma dicevo, ricordatevi che la persona che sposerete non è un oggetto. Quella parola, quell'aggettivo possessivo, mia, la mia fidanzata, la mia moglie, i miei figli, quel mio, bisogna eliminarlo. Le persone non sono merce di scambio o di acquisto. Le persone sono persone, indipendentemente dalla loro qualità, capacità, età, bellezza o altre cose. E il compito di un marito fondamentale, prima di tutto, è quello di proteggere la sua sposa, non di usarla, o ancora peggio di abusarla, o ancora peggio accoltellarla. 46 femminicidi nell'arco di pochi mesi. Ma è comprensibile questo? È accettabile? Non è una questione solo culturale, come viene detto anche dagli esperti. No, è una questione di valori umani. La donna, indipendentemente dalle sue qualità, dalle sue capacità, è un essere che ha una sua sensibilità, ha una sua vita, ha una sua molte volte attività professionale, qualche volta migliore di quella del marito, remunerata forse meglio che non il marito. Ma questo non giustifica il fatto che l'uomo possa
togliere la vita in maniera violenta a questa creatura alla quale ha dichiarato centinaia, migliaia di volte ti amo, ti voglio bene, ti amerò per tutta la vita. Sono parole che hanno perso il senso. O la parola amore bisogna cancellarla? No, è una convenienza, è una convinzione o una tracamatela come volete. Ma voi in casa avete una moglie, avete dei figli e dovete proteggere soprattutto la vostra moglie e la vostra sposa. So che non sempre sono tutti rose e fiori, erano famiglie esemplare, andavano d'accordo come il cane e il gatto. No, non è vero niente. Poi quando io leggo le interpretazioni che danno i cosiddetti esperti, e ci sono gli esperti, ne conosco uno in particolare, che in questo momento mi fa anche da assistente, dico, vabbè, ci sono dei problemi. In ogni casa ci sono problemi tra marito e moglie, problemi tra genitori e figli, problemi sul lavoro, problemi nell'ufficio. Cioè, i problemi ci sono, ma bisogna ragionare. Viviamo in un mondo, e osservavo proprio in questione, dove ha ragione chi urla di più, chi grida di più è quello che ha ragione. Ma questo non è la vita degli umani, nemmeno degli animali, non è la legge del più forte, il maschio è più forte e quindi la vince sempre. Qui è casa mia, qui comando io, diceva una volta la canzone, ma era una canzone di una donna, non era la canzone di un uomo. Comando io. Io ho fatto parte di quelli che comandano ed è la cosa più difficile, è molto più facile obbedire che non comandare, perché se comandi, se sbagli, fai del male agli altri oltre che a te stesso. Allora io proprio vi invito, le donne innanzitutto, non tenete per voi le difficoltà. Ci sono le difficoltà nella vita coniugale. Questi famosi centri antiviolenza che si moltiplicano dappertutto non servono a niente se voi non avete il coraggio quando la situazione comincia a incrinarsi, a diventare la convivenza impossibile. Non vi fidate delle parole o dei consigli dell'amica, ma vedrai che passerà, finirà. Non finisce niente, finisce male. 46 femminicidi, sono 46 mamme. E che cosa racconteranno a questi, ai figli? Perché hanno figli, due bambini di 5 e di 8 anni, mi sembra. Che cosa racconteranno a queste bambine che il papà ha ammazzato la mamma? Andranno a trovare il papà in carcere? Non credo. Forse non è neanche opportuno. Crescendo capiranno, noi diciamo, capiranno che cosa? Che tu volevi bene alla mamma? No, l'hai ammazzata. Allora io credo che, ripeto, dobbiamo fare una specie di retromarcia, di ritorno alla ragione. Il dialogo è l'unico strumento per chiarire o superare le difficoltà che sono e sono inevitabili. E non è soltanto una questione di soldi e di benessere economico, è una questione di benessere spirituale, umano, interiore. Io sto bene con te, perché mi sono preso questa responsabilità di crescere con te, di diventare vecchio con te fino a che la morte non ci separi. Non sono parole dette a caso. Conosco tante persone anziane, donne meravigliose, che continuano a sacrificarsi, assistere il marito diventato, come si dice, un pezzo di legno, incapace anche di alzarsi dal letto. E lo fanno con tanta delicatezza e tanto amore che lì si vede veramente se avete condiviso la vostra giornata, la vostra vita, se i sentimenti sono più importanti delle parole inutili che ci diciamo. E qualche volta io lo dico anche scherzando, se non avete un giardino con le rose, quando andate dall'amico o dal vicino di casa invece che ha dei bellissimi rosai, portatevi una forbicina, non per fare del male, in tasca e presentatevi a casa, soprattutto quando c'è stato qualche screzio, qualche malinteso, qualche parola inutile o qualche parola in più.
Questo gesto, un fiore che tu porti a casa a tua moglie e insegna anche ai bambini, portali nel campo a raccogliere margherite, questa la porti alla mamma, perché questo è l'unico modo di educare. Questa è la vera cosa che dobbiamo percorrere se vogliamo essere umani e se vogliamo dare il giusto valore alla vita e a questa persona insostituibile. Il mondo senza la donna sarebbe un mondo vuoto, un mondo morto. La fabbrica della vita va protetta, confortata, sostenuta, amata e curata come la cosa più importante, come l'essere più importante nell'ambito della famiglia. Voi direte belle parole, bella predica, ma io non ho la capacità di dirvi di meglio, ma voi avete il buon senso, non perdete il buon senso e con tanta pazienza. La pazienza è la virtù dei forti. Non è rinunciare alle proprie forze, alla propria autorità, alla propria capacità. No, è una virtù. E senza la pazienza non si agiscono. I cerotti messi lì provvisori durano poche ore. E non andate a letto girandovi la schiena. Ma cosa brutta, come dormire con l'altro che ti gira la schiena. Va bene che adesso va di moda, sì, perché la schiena è importante. No, gli occhi, quando apri gli occhi alla mattina, buongiorno, buongiorno, buona giornata. Quello è il modo di affrontare la vita e di dare un esempio a queste creature che non devono domani piangere perché la mamma non c'è più, perché il papà l'ha ammazzata. Grazie a Monsignor Angelo Santarossa, come sempre, per le sue parole che insomma offrono un'importante riflessione sulla nostra società. Grazie, grazie a voi. Temperature da record e afa, il comune di Pordenone anche quest'anno attua il piano per l'emergenza caldo in vigore dal 21 giugno al 21 settembre. Sentiamo. Non è ancora giunto il solstizio d'estate, ma il caldo torrido si sta già facendo sentire. A livello nazionale già 6 capoluoghi di provincia hanno registrato una giornata da bollino arancione e Pordenone non è da meno, viste le elevate temperature raggiunte in questi giorni, a cui si aggiunge un notevole tasso di umidità tipico del nostro territorio. Pertanto, in continuità con quanto promosso negli anni scorsi, il Comune dal 21 giugno al 21 settembre attuerà il piano dell'emergenza caldo, che consisterà in uno sportello telefonico a disposizione della comunità per dare indicazioni e prevenire le difficoltà tipiche dei periodi più caldi. Durante l'ultimo incontro tra i rappresentanti dell'amministrazione comunale, dei servizi sociali, della polizia locale, dell'azienda sanitaria e degli enti del terzo settore, i volontari delle associazioni sono stati appositamente istruiti e aggiornati per rafforzare le competenze sulle condotte da tenere, su come rapportarsi con gli utenti e sulle indicazioni da dare, nonché sulla necessità di tenersi aggiornati sulle ondate di calore rilevate dalle fonti accreditate. Chi chiama non troverà un operatore anonimo, ma una persona con la quale instaurare una relazione e che sa ascoltare, ha sottolineato l'assessora alle politiche sociali Guglielmina Cucci. Grazie ai volontari delle associazioni, soprattutto le persone anziane potranno non solo ricevere le informazioni, ma anche ascoltare qualche parola di conforto. Oltre a questo, ha precisato l'assessora, i volontari sono organizzati per fornire un approvvigionamento d'acqua alle persone che avrebbero difficoltà a uscire di casa o a trasportare carichi pesanti. Nell'occasione di incontro con l'utenza, inoltre, i volontari potranno anche intercettare, se presenti, particolari bisogni o altre problematiche fisiche, socio-economiche o psicologiche. Se i bisogni sono riferiti a piccole esigenze, come essere accompagnati per piccole commissioni, sarà garantita l'uscita in sicurezza. Qualora si presentino invece situazioni più complesse, queste saranno segnalate ai servizi sociosanitari. Negli ambulatori, nelle farmacie e negli uffici comunali, sul sito web del comune, tra le associazioni e gli esercizi commerciali, saranno disponibili a breve le brochure con tutti i numeri di telefono a cui fare riferimento e anche alcuni consigli da seguire per affrontare il caldo opprimente e l'afa, nonché le regole da seguire per la prevenzione dei contagi da Covid-19 ancora in vigore.
È arrivato il via libera della Regione per l'ampliamento della sede di Kronospan Italia nella zona industriale Ponte Rosso a San Vito al Tagliamento. Il progetto da oltre 250 milioni di euro che aveva suscitato non pochi dubbi nell'opinione pubblica e nell'attuale amministrazione comunale in materia di impatto ambientale e di salute pubblica potrà quindi vedere la luce. Gli uffici regionali hanno infatti concesso il provvedimento autorizzativo unico regionale alla multinazionale specializzata nella lavorazione di pannelli truciolari dopo un percorso durato oltre un anno e culminato con l'ultima conferenza dei servizi. Sul progetto si sono espressi 19 enti, tutti favorevoli tranne il comune di San Vito al Tagliamento, il quale aveva commissionato uno studio epidemiologico che però non è stato preso in considerazione dagli uffici regionali che hanno fatto riferimento solo al report realizzato dall'azienda sanitaria del Friuli Occidentale sulla valutazione di impatto dell'azienda sulla salute rapida. Esprime quindi delusione su questa decisione il comitato AVC. Ci spostiamo in Veneto con l'ospite in compagnia del collega Alessio Conforti. A voi la linea. Maurizio Pilotto, a preoccupare e non poco c'è il problema della siccità. Non una scoperta, verrebbe da dire, però è anni che se ne parla. Tuttavia, mese dopo mese, basta vedere lo stato dei fiumi e soprattutto la situazione delle colture, urgono rimedi. Siamo ancora in tempo? Allora, sicuramente per quest'anno in qualche maniera diciamo riusciremo ancora una volta a portare a casa il raccolto. Sicuramente con aumenti di costi enormi perché la maggior parte è irrigazione a pioggia e quindi con sistemi a motore, quindi consumi di carburante ed altro. Siamo estremamente in ritardo su un sacco di cose legate all'effetto della crisi climatica, dal cambio della coltura, dal cambio degli sistemi di irrigazione. Ci sono diversi stanziamenti richiesti almeno sul PNRR, ma fa specie ad esempio notare che in uno dei bandi richiesti dal Consorzio Piave per l'irrigo sulla parte della pedemontana si chieda il contributo per passare dalla canaletta, diciamo, da quello a scorrimento a pioggia. È antistorico, nel senso che se chiedo dei soldi li chiedo per andare nella vera efficienza. È vero che passo da una situazione dell'anno zero a qualcosa di meglio, però non è questa la soluzione. L'altra questione indubbiamente è quello che viene posto ed è sicuramente il controllo e la possibilità di creare degli invasi per il contenimento delle acque. E allora anche su questo magari mettere assieme e studiare effettivamente una politica dell'acqua che non vada a creare grandi bacini solo per le piene, ma che gestisca i fiumi in un sistema effettivamente di raccolta delle acque, quindi in sistemi più diffusi che non richiedono interventi da centinaia di milioni di euro devastando i territori, ecco. C'è bisogno di una visione politica e non di interventi settoriali. Poi c'è il tema dei cambiamenti climatici. E poi chiaramente tutto questo è legato a quello che noi andiamo quotidianamente a sostenere. La crisi climatica non è frutto di quest'estate, ma ormai sono estati su estati che raggiungiamo questi picchi di temperatura, ma soprattutto questi spostamenti della piovosità che si concentra in alcuni momenti. Quest'anno la stiamo pagando in maniera particolarmente dura. E chi ci continua a proporre la transizione energetica con il gas piuttosto che col nucleare, parlandoci quindi di effetti magari di possibili impianti a distanza di 40-50 anni, si dimentica che gli obiettivi sono 2030-2050, quindi dopodomani, per stare sull'1,5, che significa per i nostri mari andare con i piedi a bagno. Diversamente andiamo sott'acqua. Se non è chiaro a tutti questo, è difficile poter pianificare e quindi discutere. La Convention di Glasgow se la ricorderà lo scorso autunno con Alok Sharma che insomma ha pianto perché era già tutto pronto, ma poi l'India si è tirata indietro.
l'India, ma non c'è solo l'India, perché abbiamo anche il nostro buon ministro Cingolani, che pur essendo il ministro della transizione ecologica continua a proporci le centrali a gas piuttosto che ogni tanto il nucleare per poi tornarsene indietro. L'abbiamo detto e lo ribadiamo che si può fare rapidamente la transizione energetica con gli impianti delle rinnovabili. Si fanno in tempi brevi, bisogna superare alcuni ostacoli, soprattutto come... E perché si fa fatica? Perché si parla di rinnovabili da decenni, però il risultato... Perché la lobby, anche nella parte del PNRR, la transizione energetica viene affidata soprattutto a Eni e Snam. Mi sembra un po', sembra diciamo anacronistico, no? Che più grande, no, ma che non, loro non dovrebbero essere eventualmente delle parti, ma non i soggetti gestori, quindi chi ha in mano le fossili non dovrebbe essere uno dei soggetti gestori. È più illuminato di tutti, in questo caso bisogna darne atto, Enel, che si è schierata sia contro la posizione di Cingolani sul nucleare dicendo che era fuori contesto economico e storico, e sia dal punto di vista poi del ruolo che gioca sulle rinnovabili. È di questo che abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di questo e di azioni legate alla mobilità, ai riscaldamenti e così via. Quindi dobbiamo consumare, dobbiamo bruciare meno, dobbiamo produrre meno CO2. Torna Goletta Verde, Bilotto? Goletta Verde tornerà, farà tappa a Venezia e probabilmente, però stiamo ancora lavorando, anche qua sul litorale. È ancora incerta la località, ma ci sarà. Ferragosto ci siamo. Noi ci siamo, anche noi ci mancherebbe. Grazie. A voi, grazie. Buonasera. Una donna su 8 nella vita può contrarre un tumore al seno, malore che si colloca al primo posto per incidenza tra i tumori maligni che colpiscono le donne nei paesi industrializzati. Il dato è emerso ieri sera nel corso dell'incontro promosso dal comune di Sacile, che si è tenuto nell'ex chiesa di San Gregorio, come tappa del tour della prevenzione. Tra le evidenze emerse dall'incontro emerge quanto detto dalla dottoressa Anna Bassini, senologa radiologa: l'incidenza per il tumore alla mammella è in leggero aumento, 0,3% all'anno, e per contrastare la malattia si può intervenire solo con la diagnosi precoce, che cambia l'intero corso della malattia. Un dato evidenziato dal ginecologo Emilio Lucia al centro di medicina e al CRO di Aviano riguarda la diminuzione negli ultimi 40 anni di oltre il 40% della mortalità per tumore della cervice uterina. Lo si deve alla diagnosi precoce anche in questo caso, e grazie agli screening con PAP test, ha detto, che cominciano in concomitanza con i primi rapporti sessuali della giovane donna e vanno ripetuti ogni 1-2 anni anche in rapporto al livello di rischio. Lo scopo dell'evento, come dice il titolo stesso, i segni del nostro corpo siamo noi le prime protagoniste della prevenzione, è stato di richiamare l'attenzione delle donne sull'importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita. In una modalità inedita, grazie alla presenza del coro sacilese 3D Union, diretto da Maria Laura Scomparcini, e che vuole contribuire a far passare un messaggio legato all'importanza della diagnosi precoce anche grazie al linguaggio universale della musica. Sviluppo dei distretti del commercio in Friuli Venezia Giulia, se ne è parlato oggi pomeriggio all'auditorium della Regione a Udine, alla presenza dell'assessore regionale Sergio Emidio Bini. Sentiamo. Beh, oggi è un appuntamento molto importante, molto partecipato, ci sono diversi sindaci, diversi assessori comunali, rappresentanti di associazioni di categorie, dell'associazionismo. Insomma, si parte con una sfida, una nuova sfida che abbiamo intrapreso circa un anno fa. Il nostro obiettivo era quello di creare nel Friuli Venezia Giulia dei distretti del commercio. Beh, vi dico questo, in questa fase zero, perché siamo ancora proprio la start-up, hanno risposto 122 comuni su 215, se non erro, siamo riusciti a far creare diversi distretti in grado di rappresentare territori assolutamente importanti del Friuli Venezia Giulia. Siamo, come dicevo, alla fase zero. Di conseguenza oggi ci sarà questo importante incontro concertativo tra le parti, durante il quale, ecco, questo è il metodo, lo chiamo Bini, voglio raccogliere degli spunti che ci possano permettere di redigere un regolamento attuativo
il più azzeccato possibile, insomma, quindi coinvolgimento di tutti gli operatori, tutti gli stakeholders al fine di sbagliare il meno possibile. Ricordiamo che sono oltre 350 milioni qui i soldi stanziati a favore di commercio e di attività produttive. Ma sì, insomma, noi in questi anni non abbiamo promesso, abbiamo fatto. 350 milioni sono, 353 per l'esattezza, sono cifre molto molto importanti. Abbiamo un assestamento alle porte che sarà altrettanto ricco, quindi leggi importanti, e parlo dello sviluppo impresa, regolamenti attuativi, come dire, sviluppati in tempi rapidissimi, e risorse significative che non si vedevano da diversi anni in Friuli Venezia Giulia. Quindi Regione, Giunta Federica, vicino alla situazione di categoria, non con le parole ma con i fatti. Torniamo in Veneto con l'ospite in compagnia, ad Alessio Conforti, a voi la linea. Le donne in politica, insomma, Manuela Barbiero, esponente della lista per maggiore oltre 2000, compagine che di fatto con il sindaco Fausto Pivetta ha visto una riconferma alla guida della città dei vini. Grazie per essere in nostra compagnia. Un commento, essendo stata la più votata in paese in queste elezioni, diciamo così, un po' anomale, essendoci stata una sola lista, però il nemico numero uno era l'astensionismo, il 40% è stato raggiunto e quindi di fatto si continua a governare. Che impressioni? L'impressione è stata proprio che la cittadinanza ha risposto al nostro invito al voto proprio per scongiurare il rischio commissariamento. Durante gli incontri tutti noi candidati, anche i miei colleghi, tutti davvero abbiamo invitato nel modo più caloroso e sincero possibile i cittadini a rispondere al voto e a venire a votare qualunque fosse stata la loro posizione politica, perché dovevamo tutti scongiurare quel rischio che poi avrebbe precluso per maggiore tante possibilità date dai bandi PNRR che verranno presentati adesso e nel giro di poco tempo. Anche perché sarebbe arrivato il commissario. Sì, il rischio era questo, il rischio era concreto e i cittadini hanno risposto e noi potremo continuare a lavorare. Soprattutto la risposta è stata corale e i cittadini hanno scelto di avere un'amministrazione di persone del paese che si sono presentate e che sono state, insomma, conosciute, e noi siamo davvero pronti ad amministrare, a lavorare per Pramaggiore. Ecco, dopo 5 anni da assessore alla cultura, insomma, Barbiero, la domanda spontanea che viene da chiedere è dove ora, insomma, si guarderà per procedere al lavoro già fatto, fermo restando che il sindaco, insomma, nei prossimi giorni dovrebbe ufficializzare un po' la giunta e c'era anche da capire quale sarà il suo nuovo ruolo. Al di là di questo, come vi orienterete proprio in maniera pratica, cioè qual è il lavoro da fare fin da subito? Per quanto mi riguarda, fin da subito siamo impegnati con Pramaggiore in piazza e l'allentamento dell'emergenza Covid ci permette di riprendere delle attività molto importanti, quali ad esempio la partecipazione all'estate musicale di Santa Cecilia. Riusciremo ad ospitare di nuovo un concerto al Parco di Villa della Pasqua, gli astrofili di Santa Maria di Sala, quindi tante attività culturali. Continueremo in modo più sereno il lavoro che abbiamo fatto con la scuola, speriamo che i protocolli per il prossimo anno scolastico vengano allentati e permettano ai nostri studenti di frequentare in modo più sereno. Continueremo poi anche con le pari opportunità, con la sensibilizzazione nei confronti, anzi contro la violenza contro le donne. Certo. Continueremo nell'ambito delle politiche giovanili con le collaborazioni dei comuni capofila Portogruaro e San Donà, quindi tante sono le azioni e non ci siamo mai fermati. Anche perché, parlando di violenza sulle donne, insomma, al di là della data internazionale, l'obiettivo è quello di insomma, che sia la data tutti i giorni, non solo in quell'occasione. Esatto. Le amministrazioni pubbliche hanno un ruolo fondamentale su questo. Sì, certamente, infatti ho colto molto positivamente la proposta che è arrivata ad esempio dal nostro comitato biblioteca di lavorare durante la mostra del libro, di proporre una giornata sulla gentilezza.
Questo sarà uno spunto, a parer mio, da continuare, da coltivare la comunicazione non ostile in tutti gli ambiti, reale e digitale. E qui coinvolgeremo anche le scuole, possiamo fare davvero tanto. Ci torneremo sicuramente, grazie. Grazie, grazie mille. Per essere stata con noi, Lina, che può tornare a Pordenone. Brokeraggio assicurativo digitale, un'azienda di Pordenone selezionata nella top 10 su centinaia di start-up in tutta Italia. Il servizio. Giulio Serra, responsabile marketing di Assibro, una realtà del pordenonese che insomma ha avuto un riconoscimento importante a livello nazionale. Parliamo di brokeraggio assicurativo, di che cosa si tratta, Serra? Sì, buonasera e grazie dell'invito. Abbiamo vinto, diciamo, siamo stati selezionati nella top 10 del CETIF, un riconoscimento a livello appunto nazionale del centro di ricerca dell'Università Cattolica di Milano, il CETIF per l'appunto, che riguarda le start-up tecnologiche del settore insurtech, quindi le assicurazioni digitali e fintech, il mondo diciamo della finanza digitale. Tra centinaia, diciamo, di candidature, insomma, essere risultati nella top 10 dopo 2 anni di attività ovviamente ci ha fatto soddisfazione ed è un orgoglio per noi e motivo di crescita professionale. Assibro è un appunto una startup di brokeraggio assicurativo, ossia abbiamo digitalizzato l'intera catena del valore del brokeraggio assicurativo, cioè in modo molto semplice all'interno dell'App Store piuttosto che di Android nel Google Play abbiamo un'app gratuita scaricabile da privati e professionisti al cui interno vi è una amplissima gamma di opportunità di scelta di polizze di più di oltre 110 prodotti comparabili, quindi si trovano le soluzioni migliori dal punto di vista assicurativo con preventivi tailor made ovviamente per le esigenze di ciascuno. La cosa poi interessante è che Assibro è sì tecnologia e sì digitalizzazione, ma dietro vi è la parte umana che rimane fondamentale. Infatti nel momento in cui si va a registrarsi si ha un proprio intermediario di fiducia che ci segue per assistenza, consulenza, per cui il binomio parte umana e parte tecnologica fa sì che Assibro per l'appunto è risultata tra le 10 top 10 per l'appunto del CETIF Award. Ecco, sul fronte insomma della sua esperienza, dove sta andando il mondo delle assicurazioni grazie anche alla tecnologia? Dove si guarderà nell'imminente? Ma una recente ricerca dell'Italian Association, l'Insurtech Association di Milano ci dice che entro il 2030 l'80% di noi acquisteremo polizze online, digitali, per cui diciamo il processo è inevitabile. Addirittura con la pandemia la cosa si è accelerata in modo esponenziale, per cui la domanda c'è, l'offerta deve mettersi al passo e dunque Assibro e più in generale le Insurtech nascono con lo scopo proprio di andare a ridurre questo gap accompagnando la filiera, il comparto diciamo generale del mondo assicurativo, andando, ci auguriamo, a colmare questo gap per l'appunto tra domanda e offerta. Siamo adesso in compagnia di Francesca Vaccaro, dottoressa commercialista, grazie per essere qui con noi questa sera. Bentrovati, grazie a voi. Parliamo di bonus edilizia, che cosa ha da dirci stasera? Esatto, parliamo di bonus edilizia perché probabilmente molti di voi, chi dalla parte delle persone che stanno o vogliono iniziare ad effettuare lavori edilizi, che possono essere sia il 110 sia ristrutturazioni piuttosto che risparmio energetico, dall'acquisto di semplici tende solari piuttosto che di serramenti eccetera, si sentono spesso e sempre più spesso rispondere che purtroppo lo sconto in fattura non è più applicabile dalle aziende con cui si relazionano, oppure addirittura bloccare o abbandonare progetti del 110%. Cosa sta succedendo? Allora, in realtà la cosa è stata evidenziata da più parti già da diversi mesi e nelle ultime settimane si è aggravata, perché nonostante alcuni interventi normativi avvenuti di recente che miravano proprio a sbloccare questa situazione di stallo in cui ci troviamo
il risultato atteso non si è neanche lontanamente verificato. E quindi la situazione attuale è questa. Le banche molto spesso si trovano a contattare i propri clienti o le persone che avevano, con i quali avevano iniziato ad impostare il processo di acquisizione del credito per bloccare il processo perché non hanno più spazio nel loro plafond, non hanno più spazio per acquisire crediti che poi saranno utilizzati in compensazione. E hanno esaurito, diciamo così, le possibilità di farlo. E questa complicazione, che appunto le due ulteriori modifiche normative hanno mirato a mitigare, in realtà non è stata risolta come si sperava, nonostante le banche adesso abbiano la possibilità di cedere ai propri clienti già correntisti e che siano clienti professionali privati e che sia stata aggiunta la possibilità di cedere altre due volte il credito, però le banche si trovano in pancia dei crediti che oltre a quella soglia non possono più acquisire. Di conseguenza ci sono delle aziende, come anche l'ANCE ha dichiarato, aziende del mondo dell'edilizia, che hanno già invece in pancia dei crediti che non riescono a smobilizzare e non possono quindi monetizzare, con il rischio per queste aziende o di non terminare i lavori nella maggior parte dei casi, nella migliore delle ipotesi, scusate, oppure addirittura di fallire proprio per carenza di liquidità. Per cui se vi siete trovati a chiedere dei preventivi o a pianificare dei lavori, probabilmente siete tra le numerose persone che in questo momento hanno dovuto fermare o rimandare il progetto, se contavate sullo sconto in fattura. Ricordo che in ogni caso i bonus sono ancora ovviamente sempre tutti validi, ma rimane in capo al contribuente che ha sostenuto la spesa poi di utilizzare questa possibilità di detrazione nel corso del tempo, mentre con lo sconto in fattura monetizzava immediatamente quel beneficio, lasciando poi al cessionario, cioè a chi acquistava il suo credito, il problema, diciamo così. Ecco, quindi anche il presidente dei dottori commercialisti ha fatto presente con una lettera indirizzata sia a Mario Draghi che a molte altre personalità che possono intervenire in questo senso, sensibilizzandoli sulla gravità a cui siamo giunti, proprio allo stallo in cui ci troviamo, invocando un intervento normativo o interpretativo, in ogni caso determinante, che chiarisca sia alle banche che dia sia alle banche la possibilità di smobilizzare a loro volta i crediti che eventualmente in eccesso rispetto a quelli che hanno potrebbero acquisire, utilizzarle magari per più tempo rispetto a quello previsto adesso dalla norma e soprattutto dare fiducia a questo sistema, togliendo al cessionario, cioè a chi acquista, la responsabilità solidale del credito, se il credito poi alla luce di un controllo dovesse rivelare magari lacunoso di alcuni dei requisiti e quindi risultare non spettante. Il fatto che risulti non spettante purtroppo adesso è un problema anche di chi l'ha acquistato, anche se ha messo in piedi tutti i controlli del caso, e segnalando appunto al presidente dell'ordine che questo rischio adesso è davvero ridotto ai minimi termini, perché già col decreto antifrode tutti i controlli e le asseverazioni che prevede, e in più da parte delle banche tutte le procedure di due diligence che sono state ormai messe a sistema, davvero il problema adesso, quel problema è gestibile. Per cui invocando questo cambiamento, e lo invochiamo anche noi sperando di sbloccare questa situazione, io vi lascio sperando di avere presto nuovi aggiornamenti sul fronte. Grazie a Francesca Vaccaro per il suo contributo e la aspettiamo prossimamente. Grazie. Sempre qui sui nostri studi. Alla prossima. Vi proponiamo adesso, come ogni giovedì, la nostra rubrica Wheel of Pets per incentivare l'adozione di cuccioli di cane e di gatto. Prego. Buongiorno. Eccoci nella nostra consueta rubrica e oggi vi voglio parlare di un caso un po' particolare. Una coppia over 80 non riesce più ad occuparsi dei cani che nel tempo ha accolto presso di sé, magari trovandoli, o cani che comunque erano con un passato poco carino. Sono tre cagnoline, e una delle quali è anche disabile, però la sua disabilità è
è relativa, è contenuta, ce la fa benissimo a fare tutto quello che deve fare, deve solo essere amata. Comunque sono tre creaturine di taglia piccola, che però hanno senz'altro passato i 10 anni. Nello specifico non so né come si chiamano né quanti anni hanno nello specifico. So solo che sono over 10, quindi anche loro sono in età senile. Chi volesse adottare una di queste creature mi chiami, si metta in contatto con me, così possiamo insomma aiutare questa coppia che ce la sta mettendo tutta, ci sta mettendo tutto il suo amore, ma non ce la fanno più a seguire questa cosa. Quindi vi prego, mettetevi una mano sul cuore e dateci una mano a trovare una nuova famiglia per queste tre piccoline. Adesso le vedrete scorrere dietro di me e niente, chiamatemi se avete voglia di dare una mano. Grazie, un bacio a tutti. Estate a Pordenone all'insegna della grande musica per rilanciare la città dal punto di vista economico e turistico. Previsti anche dei pacchetti con agevolazioni per chi viene da fuori città. Ecco quindi il calendario dei concerti dei due festival centrali di questa estate. Un'estate all'insegna della musica live in città in collaborazione con le varie organizzazioni per promuovere il territorio anche a chi viene da fuori. Sì, assolutamente. Questi concerti al Parco San Valentino costituiscono per così dire la parte nazionale e internazionale del grande cartellone dell'estate a Pordenone. Come lei diceva bene, per promuovere il territorio anche, non solo per ascoltare buona musica, e difatti abbiamo collegato questi concerti a una serie di pacchetti turistici per chi viene da fuori. Penso alle agevolazioni sugli alberghi, penso anche alla possibilità di svolgere visite guidate sul territorio e così via. Tutte le informazioni sono sul sito del Comune. Io credo che con questa estate a Pordenone, con questi concerti, facciamo un salto di qualità come città e ci poniamo come punto di riferimento nazionale per la grande musica. Un parterre eccezionale per questa edizione di Pordenone Blues Festival e tanti nomi importanti, veramente delle giornate dedicate alla musica in città. Sì, abbiamo veramente creato un cartellone anche un po' inaspettato, però voluto sicuramente, ricercato, abbiamo creato un cartellone proprio a livello internazionale che ci ha fatto balzare fra i primi 10 festival italiani a livello appunto di qualità e di proposte. Tra i nomi che quindi animeranno il Parco di San Valentino, che cosa ci può anticipare? Io segnalerei proprio Kingfish, che è il chitarrista in questo momento in America più quotato, 22 anni di lui, appena vinto un Grammy. Poi Fantastic Negrito sicuramente, anche lui 3 Grammy nel 2021, novità di questo festival. Poi ovviamente Jeff Beck, la storia della musica mondiale, che verrà con un ospite, però noi organizziamo Jeff Beck, lo ripeto, perché è veramente uno dei primi 5 chitarristi al mondo di sempre. E con lui ci sarà Johnny Depp, che l'album loro uscirà il 15 luglio, quindi da noi sarà il 20, proprio 5 giorni dopo verrà presentato l'album che hanno fatto assieme. E poi ovviamente chiudiamo con i Darkness, e abbiamo anche chiuso ieri sera The Amazons, che è un gruppo che è in classifica in Inghilterra e anche due hit qui in Italia a Radio Virgin. E poi abbiamo per la prima volta un gruppo di Pordenone, gli Overlaps, che siamo contenti di ospitare, un gruppo molto conosciuto all'estero e poco in Italia. Pordenone Live, diversi concerti che animeranno il mese di luglio la città, il Parco San Valentino, i nomi sono importanti, l'indirizzo è specialmente per i giovani. Assolutamente sì, è stata fatta una scelta con l'amministrazione di fare un festival proprio per ragazzini e ragazzine, con dei nomi molto importanti, perché insomma i vari Fabri Fibra, Mahmood, Jammy Tights, San Giovanni, che è l'astro nascente, Villa Banks, che forse è meno conosciuto, ma dal popolo
più adulto, invece i ragazzini e ragazzini sanno bene chi è uno di quelli che sta vendendo di più, quindi abbiamo la soddisfazione di aver indovinato uno che non sembra di quelli famosi, e invece la gente lo vuole, quindi questo è anche riuscire a fare un buon lavoro con degli artisti che potrebbero essere meno gettonati e invece se li prende al momento giusto funzionano. L'estate a Pordenone è veramente un cartellone ricchissimo, quali sono le potenzialità di ricaduta economica sulla città? Sono tantissime, innanzitutto diciamo che questo è frutto della capacità organizzativa, del dinamismo delle nostre associazioni. Pordenone ha una vitalità culturale che molti ci invidiano, questa può essere messa a frutto. I grandi eventi portano sicuramente i cittadini di Pordenone a godere di un'offerta culturale amplissima, ma richiamano moltissima gente da fuori, che significa portare ossigeno alle casse delle nostre attività. Da questo punto di vista, soprattutto per i grandi eventi musicali, mi sento di fare un appello ai miei concittadini, soprattutto quelli che vivono attorno alle arene, così tra concerti, di avere un po' di pazienza e un po' di tolleranza, perché c'è giusto il diritto a poter riposare per chi il giorno dopo va a lavorare, ma questo va contemperato a questa vocazione turistica che, ripeto, richiamerà migliaia di persone che si fermeranno a Pordenone e spenderanno a Pordenone. E continuiamo a parlare degli eventi in città con Walter De Bortoli, assessore al comune di Pordenone, che ci parla della festa sul Nonsel. Grazie per essere qui con noi. Grazie a lei Tania. Ecco, allora, che assieme a quello che abbiamo appena sentito, Pordenone reagisce a questo momento che la pandemia ci sta abbandonando, e mi auguro del tutto e per sempre, e diventa propositiva e attrattiva per quanti vogliono passare una serata in armonia e allegria assieme alle famiglie. Per venire a Pordenone, in questo caso proprio in riva al Noncello, il nostro bello fiume e prezioso fiume che tutti noi amiamo, ma che amano anche quelli che non sono di Pordenone. Allora quest'anno, per input del nostro sindaco Alessandro Ciriani, ci siamo messi a fianco sia alla Pro Pordenone che alla Pro Loco, e insieme stiamo organizzando queste tre giornate nel Noncello dal 17, 18, 19 di giugno, con tante tante iniziative. Ora, elencarle tutte sarebbe un'infinità di tempo, ma poi toglieremo delle sorprese. Ma potremmo sicuramente dirvi che da domani sera alle 18.30, ecco perché ho anticipato Tania la serata di questa sera, da lei domani sera alle 18.30 col sindaco Alessandro Ciriani e con tante altre persone, taglieremo un nastro in Ponte d'Amedeva e daremo via questa edizione della Festa del Nonsel con tantissime iniziative, sia culturali che sportive, sociali, enogastronomiche, ma tante cose anche che magari la gente non riesce a vederle spesso o non l'ha mai vista. Veramente dei numeri del mondo sportivo, ma anche del mondo acrobatico, straordinari, ma anche cose simpatiche. Abbiamo una squadra di ragazzi e ragazze che lavorano in agricoltura, che saranno presenti in questo, nel Parco Flu, che sarebbe la zona di fronte alla Santissima in pratica, con i trattori antichi ma anche i trattori moderni che oggi stanno utilizzando proprio questi ragazzi e queste ragazze in agricoltura. Poi ci sono sicuramente le moto, c'è un motoraduno domenica del Nord Italia, sarà sicuramente interessante, dalla società e dalla Federazione Italiana Motociclisti, con l'amico Vian, che farà venire qua veramente tantissime moto che arriveranno alla mattina domenica in Piazza di Settembre, per poi fare un bellissimo giro panoramico del nostro territorio, per tornare attraverso via Corso Vittorio Emanuele proprio nel parcheggio Marcolini e poi andare nell'imbarcadero per poter rifocillarsi e partecipare. Alle 15, sia assieme alle moto, assieme alle vespe antiche e moderne, insieme alle ruote del passato e insieme a tantissime altre cose, c'erano le premiazioni proprio nel Parco Fuoco, che è questo posto importante adiacente alla Santissima. Per non parlare poi un sacco di sport, ci siamo allargati, abbiamo preso anche Piazza Calderari, dove ci sono il pattinaggio, ci saranno le figure acrobatiche della scuola dell'impronta, e poi torneremo anche con la Wissong e con tante altre zone sportive nel Parco Flu. Non dimentichiamo che su Noncello ci sarà l'associazione comunautica, che con la Pot&Bot praticamente farà andare fino alla fiera chi vorrà partecipare a un piccolo momento di navigazione sul Noncello. Ci saranno le canoe del nostro campione olimpionico
Molmenti, e poi ci saranno anche le canoe con le donne in rosa con Baron, che farà la fiaccolata venerdì sera, e poi ci sarà anche le canoe che percorreranno Noncello. Non dimentichiamo due momenti molto importanti anche della musica. Domenica e sabato sera, aperto a tutti, c'è Riccardo Fogli, musica del passato, va sempre ben amata dai giovani e anche dai meno giovani, e dunque dalle ore 20:30 presso l'Imbarcadero, prendete tutti quanti, entra ingresso libero, ci sarà Riccardo Fogli con il batterista dei Camaleonti, che insomma ci allietterà la serata. Per non parlare poi domenica mattina c'è apertura all'alba con un concerto in pratica molto molto interessante. Con la Sambol Fadiesis. Con la Fadiesis praticamente, e poi ci sono il circolo del castello che ci offrirà anche il caffè a chi interverrà a questo momento. Ma veramente un calendario, ecco, super. E dunque vale la pena stare vicino all'acqua, anche perché vista la calura che c'è in questi giorni, l'acqua rinfresca, l'ombra anche, ottime bibite fresche e tanta allegria e compagnia di Pordenone nella riva del nostro Noncello, e in un posto splendido della città di Pordenone. E dunque questa festa si rinnova molto in questa occasione, e già stiamo pensando alla prossima edizione, che sarà ancora strepitosa. Dimenticavo prima che ci sono anche le ruote del passato che arriveranno, sì. Queste macchine splendide che ci ricordano momenti veramente delici del nostro paese, che oggi subirà praticamente in queste scelte 2035, dove vogliono cassare le macchine a benzina e a diesel per andare verso l'elettrico, che non è una cosa che produciamo noi, che comunque non abbiamo storie e know-how su questo prodotto, e dunque tanto vale vedere quello che siamo riusciti a fare negli anni passati e che ancora oggi ci affascina quando le vediamo. Bene. E dunque, cari concittadini, io sarò lì e dunque vi aspetto, e aspetto con tutti i chioschi preparati e non gastronomici, perché ci saranno momenti di lietezza e anche di socialità, sia venerdì che sabato che domenica. Tre giorni a tutti. Grazie l'assessore Walter De Bortoli. Insomma, tre giorni veramente ricchissimi di eventi per appunto questa festa ormai storica per la città di Pordenone. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Ci spostiamo a Udine con l'ospite in compagnia del collega Edoardo Anese. Prego. Ci ha raggiunti in studio Maurizio Franz, assessore a turismo e grandi eventi del comune di Udine. Ben ritrovato, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Facciamo un po' il punto, perché è veramente ricco il calendario di eventi in programma a Udine, che coprirà tra l'altro l'arco di tutta l'estate, ma concentriamoci su quelli per la prossima settimana. Beh, innanzitutto prosegue Udine sotto le stelle con grande successo, con la chiusura di alcuni borghi e vie del centro storico della città, e quindi con la possibilità concessa agli esercenti di occupare questi spazi, e quindi a tutti i visitatori di poterne usufruire per degustare le eccellenze enogastronomiche della nostra regione, ma non solo, perché ci sono tutta una serie di eventi collaterali organizzati dall'Associazione dei Borghi e delle Vie. E poi giovedì 23 partirà anche nel giardino Loris Fortuna al cinema sotto le stelle, e quindi la possibilità di vedere degli ottimi film in uno scenario particolare come quello del giardino Loris Fortuna. E anche il giorno 23 poi ci sarà in un altro giardino, giardino Brum della città, Cristina d'Avena, quindi una festa organizzata per le famiglie e per i bambini, con protagonista d'eccezione Cristina d'Avena, un altro grande motivo di attrazione per i tanti visitatori. E poi proseguono tutta un'altra serie di iniziative legate naturalmente all'Udine Estate, in particolare assieme all'Assessorato alla Cultura presenteremo la prossima settimana tutto un ricco carnet di eventi, ma il 2 di luglio, in occasione del giorno tradizionale dei saldi, ci sarà il concerto del risveglio alla mattina alle 7 in Piazza Libertà, con l'esibizione di due giovani pianisti friulani, e poi la sera ci sarà un grandissimo concerto sul castello di Udine, dove sarà protagonista Francesco Gabbani, quindi una star di livello nazionale ed internazionale, che senz'altro attrarrà tantissimi appassionati, ma sarà anche una grande occasione di shopping per dare un sostegno concreto all'attività economica della nostra città.
Insomma, continua l'impegno da parte di questa amministrazione per rendere Udine città sempre più accessibile e anche attrattiva, no? Perché si punta ad attrarre turisti non solo italiani ma anche dall'estero, dalle vicine città confinarie. Ma devo dire che questa è una grande soddisfazione, perché proprio in questi giorni qua vediamo quotidianamente transitare centinaia e centinaia di turisti con le loro e-bike, soprattutto provenienti dall'Austria e dalla Slovenia, che transitano per la città, si fermano, degustano, ma soprattutto apprezzano le bellezze storiche, artistiche, architettoniche della nostra città. Questo grazie a una grande sinergia anche con i privati, che hanno ristrutturato dei palazzi bellissimi del nostro centro storico, e quindi diventa un motivo per degustare quelle che sono le eccellenze, ma anche per vedere sotto molteplici aspetti la città di Udine. Anche perché insomma Udine ha guadagnato veramente tanto lustro anche dopo la grande mostra di Casa Cavazzini. Beh, infatti stiamo già lavorando alla seconda edizione, che partirà nel febbraio del prossimo anno. Sarà sempre curata da Don Alessio Geretti. Quest'anno è stato motivo di grande soddisfazione avere circa 60.000 visitatori, nonostante la pandemia e la guerra, e quindi un grande investimento che abbiamo fatto come amministrazione comunale nella ristrutturazione di Casa Cavazzini, quindi un gioiello nel centro storico della città, ma nel contempo anche una mostra di altissimo livello che noi riproporremo, naturalmente con artisti e contenuti diversi, nella prossima primavera, nel prossimo inverno, nella prossima primavera, quindi contiamo di attrarre e di far conoscere soprattutto Udine a livello internazionale. Avremo sicuramente modo di tornare sui temi, intanto grazie all'assessore Franz per essere stato con noi oggi, grazie assessore. Grazie a voi, buon lavoro a tutti. Linea Pordenone. L'antica fiera di Santo Stefano, la kermesse che diventa di interesse nazionale, gli organizzatori sono al lavoro per la 43esima edizione di un evento dalle origini molto antiche. Questo è l'ultimo servizio per la prima parte del telegiornale, a seguire meteo e dopo un piccolo break pubblicitario tutte le altre notizie e gli approfondimenti che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del Veneto. Grazie per averci seguiti fin qui, ma non andate via perché l'informazione su Le Pordenone continua. Espositori, macchine agricole, un'edizione che guarda con ancor più forza all'ambiente. L'antica fiera di Santo Stefano a Concordia Sagittaria dal 29 luglio al 4 di agosto è pronta per il consueto appuntamento. Quest'anno la 43esima edizione porta con sé una novità di tutto rilievo. L'evento diventa di interesse nazionale in virtù di una specifica delibera adottata dalla Giunta regionale del Veneto. Una kermesse che ha origini antiche, addirittura risalenti al 1536. C'è il settore commerciale, ci sono diversi espositori che partono dal centro storico, dal fronte chiesa, e arrivano fino al di là del parco, occupando un'area di circa 30.000 metri quadrati. È un gran lavoro, e però è anche una grande soddisfazione che io faccio ben volentieri da circa 34 anni. Anche quest'anno non mancheranno macchine agricole, prodotti locali a chilometro zero, vini del territorio e uno spazio dedicato a spunti e approfondimenti per dare un'idea di futuro legato all'agricoltura e alla riscoperta dei suoi valori. A un espositore, ossia quello che meglio interpreterà lo spirito di terra e futuro, verrà infine attribuito un premio intitolato Guerrino Stefanon, in memoria dello storico responsabile dell'area attrezzature agricole deceduto a causa del Covid. ARPA Friuli Venezia Giulia. Vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni. Un promontorio anticiclonico di origine nordafricana si distende sull'Europa occidentale. Sul margine orientale di questa struttura scorrono correnti settentrionali in quota, con tempo stabile e caldo nei prossimi giorni. Andiamo nel dettaglio. Venerdì 17, cielo in genere sereno o poco nuvoloso per il passaggio di velature, ma sarà possibile lo sviluppo di cumuli nel pomeriggio sulla fascia prealpina e orientale, e non si esclude qualche isolato e breve rovescio. Farà piuttosto caldo in pianura di pomeriggio. In giornata soffierà brezza sulla costa, che mitigherà le temperature massime. Alla sera e di notte soffierà borino sulla costa, dove le temperature rimarranno in genere oltre 20 gradi. Le temperature, le minime, sulla pianura tra 17 e 20, sulla costa tra 20 e 23 gradi. Le massime, sulla pianura tra 31 e 34, sulla costa tra 27 e 30 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera, a 1000 metri 20, a 2000 metri 12 gradi.
Sabato 18, cielo in genere sereno, salvo qualche temporanea velatura. Al mattino soffierà borino sulla costa, farà caldo specie in pianura, mentre venti di brezza mitigheranno la temperatura nel pomeriggio sulla costa. Zero termico in rialzo, oltre 4.500 metri di quota, e a 2.000 metri avremo oltre 15 gradi. Le temperature. Le minime sulla pianura tra 17 e 19, sulla costa tra 22 e 24 gradi. Le massime sulla pianura tra 31 e 34, sulla costa tra 26 e 29 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri, 20 a 2000 metri, 12 gradi. Grazie, a domani! Gentili telespettatori, ben ritrovati dalla nostra redazione di Udine Gorizia e Trieste di Telepordenone. Apriamo questa nuova edizione del nostro telegiornale andando a Udine, perché il Giro Handbike del 2022 correrà la quarta edizione, la quarta tappa, domenica 19 a Udine, la città bomboniera d'Italia. Tutto è pronto per accogliere i campioni di vita che si sfideranno dalle ore 11 su un circuito cittadino con partenza e arrivo in piazza Primo Maggio con la consueta formula di un'ora più un giro. 85 gli atleti iscritti che provengono da tutta Italia e anche da Austria e Slovenia. Sul tema è entrato anche l'assessore allo sport di Udine Antonio Falcone. I temi della promozione dell'attività sportiva ha dichiarato intesa come elemento necessario per uno stile di vita sano e dell'accessibilità come diritto fondamentale del cittadino sono per questa amministrazione fin dal suo insediamento in cima alla lista delle priorità. In questo senso il fatto che la città di Udine ospiti la quarta tappa del Giro Handbike ci riempie di orgoglio, non solo per la portata internazionale dell'evento, ma anche perché questo rappresenta la sintesi naturale tra questi due ambiti. Carabinieri e Polizia Scientifica sono intervenuti ieri sera nel rione di Ponziana a Trieste dopo il ritrovamento di un possibile ordigno rudimentale. Sul posto sono state notate tre bottiglie riempite quasi fino all'orlo, collegate tra loro da una miccia. Sul posto, in via Orlandini, nei pressi della Casa della Cultura, vicino a una fermata del bus, sono giunti anche gli artificieri e gli agenti della Digos. Dopo un'ispezione però si è scoperto che le bottiglie contenevano soltanto materiale inerte che non poteva esplodere o causare danni. Parliamo di tasso di occupazione, perché questo è superiore alla media italiana e che registra un forte incremento, grande attrattività internazionale da fuori regione e soddisfazione complessiva degli studenti all'88%. È l'immagine dell'Università di Trieste che fotografa dal rapporto Alma Laurea 2022, che ha analizzato i profili di circa 3.200 laureati nel 2021, mettendone in particolare risalto le performance occupazionali ad aver trovato lavoro da un anno. Dal titolo sono stati l'82% dei laureati triennali e oltre l'83% dei laureati magistrali, risultati eccellenti per l'Ateneo Giuliano, che supera la media nazionale e segna una crescita del 9% rispetto allo scorso anno. Restiamo a Trieste. Will Tux, contratto vigilanza privata scaduto da 7 anni, istituzioni intervengano. Zgur, servizi notturni alla guida da 14 ore, armati per guadagnare meno che facendo le pulizie part time. Sentiamo il servizio. Orari di lavoro che arrivano alle 70-75 ore settimanali, di giorno e di notte, a garantire la sicurezza delle istituzioni, ma soprattutto delle attività economiche e produttive. Eppure una guardia giurata in servizio armato non arriva a 1000 euro al mese all'atto dell'assunzione, o 800 se si tratta di operatori fiduciari che presidiano tanti palazzi a Trieste. E la situazione di circa 1000 addetti alla vigilanza privata di Trieste, che è stata illustrata ieri al prefetto Giuliano Annunziato Vardè da una delegazione di CGIL e UIL per appellarsi alle istituzioni. Sono Giulia Zgur, UIL Tux. Ci troviamo oggi in Piazza Unità d'Italia per rivendicare al prefetto quello che è il mondo del lavoro degli operatori della vigilanza privata, un contratto collettivo nazionale ormai scaduto da 7 anni, quindi quasi 3 le tornate contrattuali mancate. I lavoratori si trovano attualmente in condizioni non dignitose di lavoro, sono ridotti a 70-75 ore settimanali di lavoro, quindi ben oltre le soglie della sicurezza. Parliamo di operatori armati
che raggiungono il lato dell'assunzione 1000 euro al mese e operatori fiduciari che presidiano tantissimi palazzi qui nel territorio di Trieste che non raggiungono il lato dell'assunzione 800 euro al mese. E chiediamo dignità, e chiediamo che tutte le istituzioni, quindi che Trieste, che le istituzioni, le committenze per la quale loro lavorano, come il Porto, la SIOT, la Fincantieri, la Regione, l'INPS, si mettano tutti una mano sul cuore per ridare una vita a questi lavoratori, per salari congrui, dignitosi e ovviamente per garantire quella che è la loro salute e sicurezza. La festa che si tiene anche quest'anno in occasione dei festeggiamenti per Sant'Antonio prevede un ricchissimo programma di 5 giornate dedicato a uno dei prodotti d'eccellenza del Friuli Venezia Giulia. La manifestazione promossa dal Comune di Monfalcone con la locale Proloco proporrà degustazioni di vini regionali, italiani ed esteri di tante aziende vitivinicole abbinati a prodotti tipici locali. Gli stand che quest'anno sono posizionati tra Piazzetta Unità d'Italia, Via Fratelli Rosselli e Via della Basilica animeranno il centro città nelle 5 giornate di festeggiamenti di Sant'Antonio con una manifestazione che riproporrà Monfalcone ancora una volta come luogo di svago, passeggiata, aggregazione e divertimento per tutta la famiglia. Piccolo Opera Festival, giunto alla 15ª edizione, opere e concerti su palcoscenici transfrontalieri dal 21 giugno al 17 di luglio. Sentiamo tutti i particolari nel prossimo servizio. Oggi presentiamo la 15ª edizione del Piccolo Opera Festival. Arrivare alla 15ª edizione è decisamente un traguardo, è un momento di bilancio, un momento anche di guardare cosa si è fatto, ma è anche un momento molto importante per fare progetti per il futuro. Per il futuro ci sono per noi assolutamente tre direttrici principali da seguire nell'immediato futuro, che sono quelle di Nova Gorizia e Gorizia, capitale europea della cultura, e le due candidature UNESCO, sia del Berda Collio Quei che quella dell'opera lirica italiana. Il connubio di questi tre elementi rappresenta la nostra ricetta per le prossime edizioni del Piccolo Opera Festival. Ma già in questa edizione abbiamo gettato le basi di quello che è il nostro programma musicale ed artistico, che sarà strutturato su 5 sezioni che raccontano il territorio, ma che anche si fanno raccontare dal territorio. Il nostro territorio, quello del Collio e quello di Gorizia, è il nostro vero palcoscenico. Ecco che quindi abbiamo riproposto i percorsi musicali, che sono delle scoperte in musica del nostro territorio, con una passeggiata di collegamento tra il primo e il secondo concerto. La verde musica, che consente con i nostri appuntamenti di scoprire parchi e giardini nascosti nelle più belle dimore del nostro Collio e dell'Isontino. Una sezione dedicata esplicitamente a Gorizia per raccontare tutte quelle che sono le anime di Gorizia, non solo l'anima italiana, ma l'anima slovena, l'anima ebraica, l'anima tedesca, quindi Gorizia veramente come una sintesi dello spirito e della cultura europea. E naturalmente, come sempre, una sezione dedicata ai giovani talenti, alla formazione che abbiamo intitolato Stelle in Castello. Chiaramente il clou del programma è l'opera lirica, ben 3 produzioni, diciamo dal 1728 al 2022, perché abbiamo sia opere del Settecento, sia opere di repertorio come Madama Butterfly, ma anche nuove proposte di teatro musicale, perché chiaramente anche il teatro musicale deve puntare tutto sull'innovazione, sul futuro e sui nuovi talenti. E qui che è il nostro vero investimento per il futuro dell'opera lirica e per il futuro del Piccolo Opera Festival. Madama Butterfly è la prima vera grande opera di repertorio, opera drammatica, che viene rappresentata al Piccolo Opera Festival. Certo è un'opera drammatica, ma è un'opera molto intima.
L'intimità era sicuramente uno degli aspetti che aveva colpito maggiormente Giacomo Puccini quando decise di mettere in musica questo titolo. Ecco perché abbiamo ritenuto di proporla in una versione molto intima, quasi cameristica, nonostante la metteremo in scena in quello che è il nuovo teatro di Verzura del Castello di Spessa. Una concezione nuova di teatro dove natura, musica e arte si sposano. Ecco che vogliamo che l'ambiente diventi parte stessa dello spettacolo, con un teatro che alla fine dello spettacolo ritorni semplicemente ad essere giardino e non perda il suo spirito di relax, il suo spirito di attrazione come parte integrante di un ambiente naturale, di un territorio. Protagonisti di questa messa in scena saranno Enrico Stinchelli, regista, notissimo personaggio dell'opera lirica in Italia che da oltre 30 anni conduce il programma radiofonico La Barcaccia, e Hirofumi Yoshida, direttore giapponese di casa in Italia e anche direttore artistico del Japan Opera Festival. Il cast è un cast misto, assolutamente internazionale, con un focus particolare su artisti italiani e artisti sloveni, perché il Piccolo Opera Festival vuole innanzitutto essere un'occasione per i nostri giovani talenti, un'opportunità di farsi conoscere in un contesto professionale e per giovani artisti creativi, sia performers che diciamo registi, assistenti alla regia, quindi tutti gli elementi professionali che concorrono alla creazione di uno spettacolo di opera lirica. Ma Piccolo Opera Festival è un esempio di integrazione con le istituzioni e con i privati che ci sono in un territorio, perché qui se non ci fosse stato il comune assolutamente disponibile, anzi contento, vero sindaco? Contentissimo. Ecco. Se non ci fosse stato ci fosse stata la proprietà del Castello di Spessa, che coglieva questa che è un'opportunità anche di far conoscere e di valorizzare ulteriormente tutto il complesso del Castello di Spessa e i servizi che offre, e se non ci fosse stato il progetto culturale, questa parte del nostro territorio avrebbe un asset in meno da giocarsi anche dal punto di vista delle ricadute economiche positive che la cultura dà sempre, perché come dico io, come un mantra, la cultura è impresa. E se non ci fosse stato l'assessore Gibelli, queste non sono frasi di circostanza, perché chi ha seguito, chi segue insomma l'aspetto culturale e questo progetto qui sul Coglio sa benissimo quanto l'assessore ha dato. Effettivamente è veramente un grande lavoro di squadra, qui si parla di più amministrazioni comunali, quelle del Patto del Coglio in primis, quindi le 10 amministrazioni comunali intorno al comune capofila Cormons, ma insomma tutti quanti possono dare e giocano un ruolo di importanza unica. Effettivamente siamo in una location straordinaria, il Castello di Spessa, e chiaramente la proprietà privata ha fatto veramente la differenza. Credo che questo tassello possa far parte di un mosaico di proposte culturali primaverili e estivi di altissimo livello. Non dobbiamo aver paura di proporci a questi livelli, perché possiamo farlo e abbiamo le capacità e la competenza. Il Movimento 5 Stelle, attraverso il capogruppo Mauro Capozzella, ha dichiarato: comunità di montagna mostrano tutta la loro fragilità. Tutti i nodi vengono alle pettine. Le comunità di montagna nate dalla riforma Roberti mostrano già tutta la loro fragilità amministrativa. Questo è quanto afferma il capogruppo in consiglio regionale in merito al ruolo di presidente della magnifica comunità di Montana Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, rimasto vacante dopo la mancata conferma di Ilaria De Marco alla guida del comune di Aviano. Emerge così un nuovo lato oscuro della riforma degli enti locali voluto dal centrodestra, continua Capozzella. La comunità di montagna in questione non è ancora di fatto operativa e già deve fare i conti con la decapitazione del suo vertice.
Parliamo di sport, il Tavagnacco apre un nuovo ciclo e cambia allenatore. La società friulana ringrazia mister Marco Rossi per il lavoro svolto in quest'ultimo anno in cui dopo un'ottima partenza è riuscito a superare qualche difficoltà e a condurre la squadra verso una salvezza tranquilla. Nella stagione 22-23 alla guida tecnica ci sarà Alessandro Recenti, per quest'ultimo tanta gavetta all'estero, il suo inizio in panchina è di vice allenatore nella nazionale Under-19 femminile dell'Albania, in seguito le avventure in Svizzera al fianco di Paolo Tramezzani in Serie A maschile, prima a Lugano e poi al Sion. Preziosa anche l'esperienza a Budapest nell'Honved come secondo di Giuseppe Sannino, prima di approdare da capo allenatore alla guida del Ravenna femminile, dove due anni fa ha conquistato il terzo posto in Serie B. Per lui una parentesi anche al San Marino, la proposta del presidente Moroso, del vice Bonanni, lo ha convinto fin da subito. Quando sono venuto a giocare in Friuli da avversario ho notato un ambiente serio con persone appassionate e vogliose di fare bene. La proposta di revisione della legge regionale 41 del 96 inerente agli interventi a favore delle persone con disabilità e al riordino dei servizi sociosanitari in materia ha raccolto l'apprezzamento della cooperazione sociale del Friuli Venezia Giulia, chiamato oggi nella sede del Centro Operativo Regionale della Protezione Civile a Palmanova alla presentazione della bozza di una norma simbolo che va adeguata ai tempi. A darne conto è Riccardo Riccardi, vice governatore con delega alla salute della regione, che ha richiamato durante l'incontro la necessità di attualizzare la norma ad un presente che si è modificato molto rispetto al 96, quando la legge fu approvata dal Consiglio regionale. Si tratta di un obiettivo programmatico da raggiungere entro la fine della legislatura, ha indicato Riccardi. Avremmo voluto revisionarla prima, ma le emergenze che abbiamo dovuto affrontare e stiamo affrontando, da Vai al Covid fino alla crisi ucraina, ci hanno rallentato. Chiudiamo con un servizio, sentiamo le parole di Andrea Del Favero in merito a Folkest, grande festival musicale che ha avuto il via proprio nella giornata di oggi. Sentiamo. In collegamento telefonico con Andrea Del Favero, direttore artistico di Folkest, ecco giunto all'edizione del 2022, l'edizione possiamo dirlo della ripartenza, quali sono le aspettative, qual è il calendario in programma? Insomma, dopo 44 anni di Folkest siamo pronti alle ripartenze, credo. Abbiamo una serie di artisti di grande nome, dai Jethro Tull a Judy Collins, dai Mellow Mood ai Pink Planet, all'Alan Stivelli, insomma ce ne sono molto, Roy Paci, eccetera, e soprattutto mescoliamo questi grandi nomi con moltissimi artisti giovani. Sono 55 concerti in tutta la regione e usciamo anche in Istria, a Capodistria e nel Veneto a Pieve di Soligo, quindi diciamo che copriamo un'area piuttosto vasta e un periodo che va dal 16 giugno al 6 luglio più alcuni eventi successivi. Ecco, possiamo dire quindi che si riparte finalmente dalla musica e lo si fa portando veramente i più grandi della musica italiana e non solo in regione, tra l'altro. Sì, ma soprattutto io credo che ci sia voglia di far festa, di stare insieme. Credo che riusciremo a intercettare questa voglia da parte del pubblico di stare insieme, proprio del fare festa, con dei contenuti culturali rilevanti, ma comunque facendo festa. Quindi immagino che siano tante le aspettative anche che si hanno dietro questo importante evento musicale. Ma certamente, dalle email che stiamo ricevendo, dalle telefonate che stanno fioccando nella nostra sede, nel nostro ufficio, sicuramente ci stiamo rendendo conto che le aspettative sono davvero molte e molto, molto alte, insomma, come anche l'attenzione che anche i media nazionali e internazionali ci stanno riservando da anni. Anche perché immagino che non sia stato semplice organizzare un evento di questo calibro, quindi è giusto anche ricevere la giusta gratificazione da un lato. Ma sì, anche perché purtroppo dobbiamo dire che la parte burocratica sta incidendo sempre di più e sta pesando sempre di più sulle fasi organizzative, sia in termini di impegno che in termini economici. Sta diventando veramente molto molto gravoso. In ogni caso, comunque, nonostante le difficoltà, possiamo dire è tutto pronto per partire.
certamente vi aspettiamo sulle piazze del Friuli Venezia Giulia, in Istria e anche nel vicino Veneto. E con questo era davvero tutto, grazie per averci seguiti, appuntamento a domani, nuova edizione del nostro telegiornale. Adesso il piccolo break pubblicitario, dopo linea al collega del Veneto. Grazie, buon proseguimento di serata qui su Telepordenone. Continua l'informazione di Telepordenone anche dal Veneto, ben ritrovati. Scontro frontale tra auto e camion, muore un 25enne. L'incidente è accaduto questa mattina attorno alle 7 lungo la Romea tra lo svincolo di Campagna Lupia e Campo Nogara. Il guidatore della quattro ruote, Giacomo Zendron, residente a Mira, ha perso la vita per le gravi ferite riportate nell'impatto. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente. Il medico del suo ma non ha potuto far altro che constatare il decesso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Nella notte, intanto, all'ospedale dell'Angelo di Mestre è deceduto l'autista pordenonese del motocarro rimasto coinvolto nel tamponamento di ieri in A4 a San Stino in direzione Trieste. Stefano Crosara, 34 anni, originario di Chions, è raggiunto in ospedale in condizioni disperate. Lavorava alla Menardi di Sesto a Reghena con il suo mezzo, si è trovato schiacciato tra i due mezzi pesanti guidati da due autisti rimasti illesi. Sull'incidente indaga la Polizia Stradale di Venezia. Grande dolore e cordoglio in tutto il territorio pordenonese, ma anche nel vicino Veneto orientale. Stanchi di lanciare l'ennesimo grido d'aiuto per l'ennesima volta, nella A4 si muore, sono le parole del presidente della conferenza dei sindaci del Veneto orientale Gianluca Falcomer dopo il sinistro di San Stino. Parlare di tempistiche, cantieri, lavori, incontri, riunioni, terze corsie e caselli non ha senso se questa nefasta mattanza continua, ha detto Falcomer. Strade insufficienti si infittiscono di ingorghi che bloccano per ore il traffico nei nostri comuni, in certi momenti diventano tragicamente difficili quando a una Triestina invasa dai mezzi usciti dall'A4 si opera comunque lo sfalcio d'erba stradale formando code chilometriche. Sono indignato, ha detto Falcomer, come sindaco e presidente della conferenza dei sindaci per lo spettacolo che offriamo ai nostri cittadini e a quelli che dovremo ospitare come turisti nel nostro territorio. Questa volta la tragedia colpisce e ferisce direttamente le nostre comunità, questa volta quella di Villotta, e dunque anche in riferimento alla tragedia in A4. E intanto, per quanto riguarda la viabilità, si va verso il weekend del Corpus Domini e saranno 4 giorni, compreso oggi, da Bollino Rosso fino a domenica. Code a tratti e rallentamenti fin dal primo mattino di oggi. È l'effetto del Corpus Domini, la festività molto sentita in Austria e in Germania. Proprio da questi due paesi provengono gran parte di auto e camper che stanno transitando sulla A23 e sulla A4 in direzione Venezia, con meta finale le principali località turistiche del nord-est. Le previsioni di Autovie Venete parlano per questo weekend di un afflusso di circa 160.000 veicoli su tutta la rete della concessionaria nella sola giornata di sabato 18 e di 158.000 nella sola giornata di domenica 19. Si tiene conto dei transiti registrati nel 2017, quando il ponte del Corpus Domini cadeva nello stesso periodo di quest'anno, e dell'aumento dei flussi fin qui censiti nell'ultimo mese. A maggio un più 16% di flussi totali rispetto allo stesso periodo del 2021. Nella settimana dell'Ascensione più 7% rispetto al 2019. Nella settimana di Pentecoste più 4% sul 2019 e più 9% sul 2021. Nello scorso weekend più 18% nella giornata di sabato rispetto a 12 mesi fa. Autovia ha quindi rinforzato il personale di esazione ai pedaggi per far fronte alle criticità.
Le quattro giornate saranno caratterizzate quindi da bollino rosso, ovvero da traffico particolarmente intenso. Domani pomeriggio è previsto anche il rientro degli auto articolati nei paesi del centro est Europa in direzione Trieste, mezzi pesanti che non potranno circolare dalle ore 7 alle ore 22 di domenica. Covid-19, più di 3.000 casi anche oggi in Veneto, lo rende noto il bollettino odierno di azienda 0, 2 le vittime segnalate, nuovo balzo degli attuali positivi, 34.321 nelle 7 province. Negli ospedali i malati Covid ricoverati sono 470 in area medica e 27 in terapia intensiva. Funerali separati per Giuseppe Santarosa e Lorena Puppo, deceduti in casa a Fossalta. Domani alle 16 si celebrano le esequie della donna a Villanova di Fossalta, sabato alle 11 invece quelli di Giuseppe Santarosa a San Giorgio al Tagliamento. Il rito di domani pomeriggio con inizio alle 19 sarà preceduto da un rosario in suffragio. Il nulla osta per quanto riguarda Giuseppe Santarosa è arrivato. Alla fine il funerale da celebrare insieme, come inizialmente volevano alcuni parenti, non si farà. Le indagini, tra l'altro, dei carabinieri e della procura sul fatto continuano, anche se dopo chiaramente l'autopsia sui corpi è stata decretata dall'autorità giudiziaria il via libera per l'ultimo saluto. I militari della stazione navale della Guardia di Finanza di Venezia hanno sviluppato un'attività ispettiva in laguna, in particolare negli spazi acquei circostanti la zona industriale di Porto Marghera, lungo le barene adiacenti al Ponte della Libertà. L'attività diretta al contrasto della pesca abusiva in un'area ben nota per le forti problematiche di tipo ambientale si è conclusa con l'accertamento da parte dei militari di numerose violazioni alla normativa di settore. Liste di attesa, andiamo in Veneto orientale, l'impegno dell'azienda sanitaria per cercare di ridurre il tutto il più velocemente possibile. Sentiamo il direttore amministrativo dell'ULS nel prossimo servizio. Passata questa quarta ondata del Covid, i bisogni di salute della popolazione stanno riemergendo, era in parte prevedibile, però sicuramente in misura importante. Per fortuna il sistema sanitario della nostra regione e anche della nostra azienda è sufficientemente strutturato, consolidato per un impegno degli investimenti degli ultimi anni per riuscire a far fronte a questi nuovi bisogni. Cerchiamo di mantenere i nostri servizi ad un livello qualitativo e quantitativo adeguato, l'impegno è costante e abbiamo una produzione di oltre 1 milione di prestazioni tra ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, quindi cerchiamo di dare una risposta il più significativa possibile. Siamo consapevoli che in alcune aree, in alcune situazioni ci possono essere delle difficoltà. L'impegno di tutti i nostri sanitari, di tutte le nostre strutture è quello di risolverli, di prenderli in carico, di non far mai sentire la popolazione sola ed abbandonata. Dobbiamo evitare degli equivoci, perché quando vengono offerte dai CUP delle opzioni anche nel privato, è bene che gli utenti sappiano che stiamo parlando di un privato accreditato, che significa che fa parte della programmazione del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. È un'offerta importante, la mole predominante di attività viene resa dal pubblico, però questi erogatori privati sono importanti anche per aiutarci a completare l'offerta, sia in termini di prestazioni ma anche di capillarità, perché la richiesta della popolazione spesso è di avere una risposta vicina, di non dover sobbarcarsi dei trasferimenti importanti. Ecco, la capillarità viene completata anche attraverso queste strutture che presidiano anche aree periferiche del territorio, quindi non è una privatizzazione della sanità, è un completamento dell'offerta pubblica.
Ancora a sanità, rimaniamo in Veneto orientale perché mercoledì 22 giugno il medico di medicina Luigi Xausa con ambulatorio a San Stino di Livenza e a Dannone Veneto cesserà l'attività, lo sostituirà la dottoressa Giorgia Tezzot, lo ha reso noto l'azienda sanitaria. Gli assistiti saranno iscritti d'ufficio con il nuovo medico e quindi non dovranno recarsi agli sportelli di anagrafe per effettuare il cambio. Espositori macchine agricole, un'edizione che guarda con ancor più forza all'ambiente. L'antica fiera di Santo Stefano a Concordia Sagittaria dal 29 luglio al 4 di agosto è pronta per il consueto appuntamento. Quest'anno la 43esima edizione porta con sé una novità di tutto rilievo. L'evento diventa di interesse nazionale in virtù di una specifica delibera adottata dalla Giunta regionale del Veneto, una kermesse che ha origini antiche, addirittura risalenti al 1536. Anche quest'anno non mancheranno macchine agricole, prodotti locali a chilometro zero, vini del territorio e uno spazio dedicato a spunti e approfondimenti per dare un'idea di futuro legato all'agricoltura e alla riscoperta dei suoi valori. Quest'anno un espositore, ossia quello che meglio interpreterà lo spirito di terra e futuro, verrà attribuito un premio intitolato a Guerrino Stefanon in memoria dello storico responsabile dell'area attrezzature agricole deceduto a causa del Covid. Sentiamo a proposito della Fiera di Concordia il direttore del settore agricolo, Denis Vrendrametto, intervenuto alla presentazione dell'evento. Denis, quali sono le novità oltre al fatto del riconoscimento come fiera nazionale? Questo riconoscimento ci impone a noi, che in modo particolare curiamo il settore dell'agricoltura, di essere di rinnovare quelle che sono veramente le nuove sfide, di guardare verso il futuro. Abbiamo coniato praticamente uno slogan: agricoltura per noi è terra e futuro che partono da un ambiente da condividere, quindi avremo eventi per poter discutere insieme di cos'è l'ambiente, di quali sono le esigenze del mondo agricolo. Avremo un altro tema che diventa fondamentale, che è quello dell'acqua, l'acqua da poter gestire tutti insieme, una desertificazione che sta veramente mettendo in grossa difficoltà, e anche questo sarà un tema che vorremmo proporre e creare un dibattito tutti quanti assieme. Ci sarà anche un tema rivolto praticamente un po' alle tradizioni. Abbiamo curato un progetto insieme con l'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci di quello che è un po' la nostra tradizione, ci imponeva come il fagiolo scritto, quindi il barlotto. Proporremo un incontro con la presentazione della sezione agraria dell'Istituto di questo progetto condiviso assieme con i giovani. Parleremo anche poi di quelle che sono anche le produzioni locali di questo territorio, delle eccellenze. Cominceremo a mettere in evidenza, e questo è solo l'inizio, quelle che sono le produzioni e le trasformazioni, riuscendo a creare degli eventi, delle serate degustative abbinate con in effetti una produzione locale di vino. Noi abbiamo un territorio che ci rappresenta molto interessante dal punto di vista del vino, e tutto questo lo faremo condividendo queste serate aperte al pubblico, e poi vorremmo anche per un momento dedicare una serata a una riflessione su quello che stiamo vivendo tutti assieme, e sarà una novità che proporremo prossimamente in effetti come evento centrale della fiera. Porto Gruaro, la città metropolitana di Venezia, comunica che sul fiume Lugugnana, lungo la provinciale 42 al chilometro 57, fino alle ore 6 di domani mattina verranno eseguiti dei lavori di ripristino del manto stradale. Pertanto si è provveduto alla modifica della viabilità per la chiusura proprio del ponte sul fiume, deviazioni in loco lungo la provinciale 70. Anticipato il potenziamento delle corse, andiamo a Cavallino Treporti. Da sabato rinforzi nella tratta Punta Sabbioni-San Zaccaria per l'importante flusso di turisti diretti verso il capoluogo lagunare, una Venezia che è ripartita in maniera forte dopo il Covid-19, con presenze che non si vedevano
addirittura dal periodo pre-Covid, e anche sul fronte delle prenotazioni il tutto sta andando a gonfie vele. A seguito del monitoraggio avviato presso il terminal di Punta Sabbioni, il comune di Cavallino Tre Porti ha condiviso con la CTV la necessità di anticipare di una settimana l'avvio della seconda fase dell'orario estivo, che vede rinforzi di linea 15 da e per San Marco o San Zaccaria erogati tutti i giorni e non solo nei fine settimana, ai minuti 15:45 in andata e alla 00:30 da Venezia. Andiamo nella Marca Trevigiana. Lutto nel mondo della pallacanestro: è mancato all'età di 75 anni Bruno Rizzato, già consigliere e allenatore della PDM Treviso. Rizzato è stato un vero pioniere del mondo paralimpico, in particolare del basket in carrozzina, sia trevigiano ma anche nazionale. Classe 1946, originario di Zarobranco, dove viveva con la moglie, rimane vittima di un incidente sul lavoro poco più che ventenne, in un periodo nel quale anche solo sopravvivere a certi traumi significava avere la tempra molto più dura. Dopo un lungo periodo riabilitativo presso alcune strutture del Triveneto, si è dedicato allo sport, fondando dapprima lo Jesolo Sport Paraplegici, passando poi per l'ASPE a Padova. Infine, nel 93, assieme ad altri tre amici, ha fondato la PDM Treviso, portando il suo amato basket anche nella sua città di origine. Focus sul settore vitivinicolo. Domani alle 17, domani venerdì 17 alle 10, scusate, un focus da parte di Regione, Veneto Agricoltura, ARPAV e Uvive. I tecnici regionali faranno il punto sull'andamento climatico, preoccupa e non poco la prolungata siccità e lo stato fitosanitario buono, ma incombe la flavescenza dorata. Nell'occasione saranno fornite anche le prime indicazioni di produzione. Seguiremo chiaramente il tutto. Grazie per averci seguito. Con questo è davvero tutto. Vi lascio alle nostre previsioni del tempo. Buon proseguimento con la nostra programmazione. Arrivederci. Venerdì 17. Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature. Precipitazioni assenti. Temperature minime in aumento in pianura e nelle valli, pressoché stazionari in quota. Massime senza notevoli variazioni o in locale rialzo. Venti in quota settentrionali moderati, a tratti tesi alle quote più alte. Altrove variabile con brezze sul litorale e sulla pianura limitrofa, sulla fascia pedemontana e nelle valli. Mare calmo o poco mosso al pomeriggio.